Benvenuti a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Sbilanciamento, eccoci qua nel nuovo video. E sarà direi il penultimo di questo mondo, perché se non sbaglio quello alla destra di Crash dovrebbe essere il livello finale, se non erro. Poi staremo a vedere. Direi che non parlano. No, non parlano, quindi dobbiamo partire subito. 187 sono le casse da prendere. Vabbè, la vedo già dura. Posso prenderle tutte, comunque vediamo. Allora, qui ce ne sarà già qualche cosa nascosta. Strano però, sicuramente non l'ho già perso. Questo qui come si distrugge, sto nemico qua? Che ha un occhio gigante. Ah, ok, se ci salta sopra. Ok. Va bene, avanziamo. Allora, devo un attimo capire la salta che corre sul muro. Porco tanto, tra poco. Vieni qua, bastardo di merda. No, ma si muore, mamma mia. Rischiavo già di morire in un attimo. Come vedete, magari c'è qualche cassa nascosta. Sotto c'è qualcosa. No, allora via qui sopra. E via di qua. Checkpoint. E si avanza. Abbiamo trovato un bellissimo checkpoint. Qua cadono le foglie. Ok, si cadrà. Ok. Si anche. Facciamo la bocca anche qui. Mi fanno tanta paura. Qui c'è un altro checkpoint. Ok, prima di farci uccidere lo prendiamo. Ce la faccio ucciderlo? Ah, male, male, meno male che avevo la vita. Urco cane! Van veloci, eh! Ora! 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 C'è sicuramente qualcosa. Oh no, ah, bisogna continuare. Niente, vanno molto veloci queste qui, quindi bisogna essere svelti. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, porca troia. Porca puttana. Devo stare qua. Ora. 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 Tanto alcune casse l'ho già lasciato indietro, volutamente. Ok. Ora. 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 Ora, ora e ora. Se poi ancora non si vede, voleva fregarmi quel drago, forse ce la farà adesso. Devo andare proprio ora. Ora com'è più qui in tasso? Ho già sbagliato. No, è vero. Non ci ho pensato che non avevo un checkpoint, se non ci stavo un po' più attento. Mamma mia. Ho capito già che questo qua è un livello infernale dove non se ne esce vivi. Dovremo sputare tanto tanto sangue per riuscire a finire sto livello, non sono sicuro. Ok, qua ci siamo, ora abbiamo una vita in più, scivoliamo. No, 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 perché? Ah, ho capito perché. Ho
capito, perché è semplice. Finché non distruggo queste casse, l'hanno capito. Oggi devo fare 100%, quindi devo distruggere tutte le casse e poi posso vincere. Perché oggi si fa 100% o non si fa nulla. Come no? Avete capito quello che sto cercando? Perché sono già 5 minuti e siamo qua per continuare a rifare lo stesso livello 100 volte. Ormai ci siete abituati, lo sapete, io sono fatto così. Doppio salto e doppio salto. Fin qui ormai ci arriviamo con facilità. Ora qua poi diventa difficile, ci sono quelle merde là che ci sparano. Quell'altro che spara fuoco. Ecco appunto. No, 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 io vi giuro che la situazione qua è veramente tragica e non so davvero quanto tempo ci metto prima di avanzare. L'ultima volta che provo a prendere queste casse poi devo velocizzare. Fin qui ormai è semplice e ce la faccio. Il problema è su, perché si accende quel drago là che sputa fuoco, ma ci sono anche quelle cose che ci sparano quella merda verde, quindi è veramente un casino. Ma fin qui ormai si c'è... Ma qui c'è il checkpoint! Perché mi fa partire ogni volta da laggiù? Cioè, volevi dirmi che io sono così scemo che tutte le volte non ho spaccato sta cassa? Mi sembra proprio strano, ma invece... Ho fatto caso adesso, c'è scritto checkpoint. Niente, questo non c'è. E di checkpoint è là in fondo. Quindi direi di fare una bella cosa. Quello livello lì lo saltiamo già, proprio senza neanche pensarci un attimo. No, 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 non è possibile. Delle casse e anche mi azzardo a trovare quello. Ma porca puttana, porca puttana, porca troia. Ma perché c'è anche la TNT. Ora qui non ho capito cosa devo fare, come al solito. Come al solito. Ah, forse mi dovrei fermare, ho capito. Ho capito adesso. Mamma mia, già morto 10 volte, già morto 10 volte. Questo perché gioco pochissimo, perché altrimenti certi errori non li faccio. Ecco qui devo fermare. E ho no, 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 basta, ma... Sembra che sto cagando, è vero.
Riprovo. Devo dire che avendo una vita in più è andata bene. Là c'è un checkpoint. Là c'è un checkpoint. Là c'è un checkpoint. Aiuto, aiuto. Una bellissima vita extra. Bisogna andare. Ecco. In mezzo. Che rischio. Finirà a suo livello prima o poi. Chiedo giusto così. E mo qua cosa devo fare? Arrivo qui. Ah, già. Avete visto che ormai proprio le scatole qui le abbandono del tutto. Avete capito che ormai la situazione è veramente tragica. Cioè, io pensavo che arrivati a questo punto saltassi in automatico. Invece no. Col cazzo che salto in automatico. Già perso la vita, bonus. Da qui ok, e qui ah, e distruggiamo questo. E avanziamo. Così, così, così. Ora qui c'è il cambio di colore. Appena cambio, sì vabbè, cambio di colore, cambio di colore. Appena cambio. Vabbè, ma dai, su, ma come si fa a capirci qualcosa? Ma qui veramente va in tilt il cervello, va in tilt il cervello, va in tilt anche le dita che non si connettono più a nulla. Guardi, veramente mi sta venendo una voglia di imprecare veramente altissima, perché la situazione è veramente orribile. E vedete, ma forse devo cambiare colore. Forse devo cambiare colore anche lì, perché appena le tocco esplodono. Quindi devo cambiare. Ormai avete sentito, la nuova terminologia è cambiare colore. Ora devo stare calmo, fermo, calmo, fermo, calmo e fermo. Ok. Cambio. No, 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 un altro cambio, no, non posso, sono fuori. No, porca puttana, porca troia. Porca puttana, mi sta venendo un nervoso che voi non riuscite neanche a capirlo. Cioè, ma per quanto va avanti sta merda? Ho sbagliato a tenere premuto. Ora qua non devo veramente fare cazzate, eh. Checkpoint, ecco. Però, cioè, io pensavo che se si mettono le casse poi esplodessero automaticamente. Invece no, invece no. Devo capirle, no? No, vabbè. Ma finirà, avrà una fine questo livello oppure si continua finché non perdo la pazienza? Sì, ciao, buonanotte. E vabbè, ma dai, ma si demolisce anche però.
Cioè, bisogna capire che non è più fattibile giocare in queste condizioni, non è neanche più divertente, perché ogni cosa che si fa, ogni dove si va, c'è un tranello dopo l'altro. Non si riesce in sto gioco a star tranquilli 3 secondi che c'è un cazzo di tranello. Da tutte le cazzo di parti. Ah, ma là c'è la fine. Ho visto la fine, amici. Ho visto la fine. La fine è vicina. La vedete là in fondo? Quella è la fine. E non manca tanto. Arriverà. No, qua ho sbagliato il tasto, mi sono confuso, devo cliccarlo dopo, c'ero. Porca puzzola, c'ero. Io consiglio alle persone che di loro sono già arrabbiate, nervose, no? In generale, nella vita. Non giocate questo gioco qua perché è impazzito. E non lo consiglio per scherzo. Impazzito davvero. Arriva il punto di non ritornare. E dimmi che ci sono, eh. Tanto sono bastardi, vi mettono tanto vicina quella cassa lì che rischiate di finire il livello senza prima prendere queste. 128. Sono andato male su tutto. Non ho neanche trovato la gemma nascosta, che solitamente la trovo. Era veramente un livello difficile. Ho sbagliato, ho fatto continua, dovevo... No, giusto. Ok, questo qui sarà il livello finale, direi. Guai in vista. Sì, questo qui è il livello finale. Niente, ditemi come sono andato, datemi un voto da 1 a 10 e ditemi secondo voi se voi avreste fatto meglio di me oppure no. Un saluto a tutti.